Allora, ciao amici, vi farò vedere come si può fare da una foto barba e capelli con la tecnica della grafite. Questa è la foto che ho sul mio tablet con la griglia che ho posto sopra col programma Drawing Grid, questo, ecco la foto con la griglia, la foto sempre molto vicino al disegno, questo è il disegno con la griglia, il foglio è un 33x48 Fabriano e questi sono i miei strumenti, grafite, sfumino, Micromina 2B e varie gomme di precisione della Mono Zero e la gomma elettrica per fare i capelli. Metterò qua su. In più avrò bisogno di alcuni pennelli per andare a spalmare la grafite. Eccole qua. Bene. Adesso sto di nuovo lavorando. Vedete, adesso vado a prendere un po' della mia grafite. Qui la barba manca completamente, la griglia, prenderò come riferimento la griglia che si vede all'esterno. Altrimenti la ripasso di nuovo. Ecco qua. Anche cotton fioc. Questo è un cotton fioc ormai abbastanza usurato. Quindi prima bisogna dare il fondo con pennelli e sfumini. A quel punto, con una gomma di precisione pulita, ben pulita, prendo si comincia la foto sempre vicino. A quel punto si inizia. Ecco con i primi peli. Questi saranno dei peli che andranno ripassati, eh? Questo è un primo strato. Alcuni punti scuri andrò a sistemarli.
Questo è il primo fondo. Se la griglia sparisce avrò come punti di riferimento altre zone. Un pochino si vede ancora. Una griglia qui. Importante per i capelli, per dare quel senso di capello che quando lo vedi devono proprio sembrare capelli veri. Bisogna cominciare dalla radice fino alla fine della punta e se possibile un capello sempre continuo. Per quello occorre sempre la gomma pulita. Adesso è sporca, la vado un attimo a pulire. Presto altri tutorial. Bene. Si comincia già ad avere una prima. La passata sopra col pennello. Cazzo mangi, donna. Allora. Su YouTube. Ce l'hai l'app? Di cosa? YouTube. Cioè? L'app scaricata sul telefono.